Amici di canale Caccia.tv e di tgcaccia.it, sono qui insieme a Victor, come vedete, infortunato, e proprio per preparare per Caccia Village. Tactic Arms, una delle armerie maltesi presenti alla manifestazione, siete stati i primi a crederci, anche perché Lucas è uno degli autori del successo di questo evento. La prima persona che noi abbiamo contattato, subito ci ha messo in contatto con FKNK, è partita questa collaborazione che all'inizio forse nessuno ci credeva, ma ha dato un risultato positivo, veramente incredibile. Siamo partiti un po' come il motore diesel. Il primo giorno era il venerdì l'inaugurazione, il secondo giorno abbiamo incominciato a scaldare i motori, oggi è un rombo di tuono. Sì, è stato un bel giorno, la concorrenza è stata molto positiva, tutti i commenti della gente sono stati positivi e c'è stato un buon commercio. Bene, questa è una cosa importantissima, perché il commento positivo e il fatto che tutti gli espositori siano contenti, dalle aziende di produzione che siamo riusciti a far venire, cosa che non era né scontata né semplice, perché è chiaramente una prima edizione in un paese piccolo come Malta che si vuole proiettare però sul Mediterraneo. È stata la prima fiera, è stata, come ha detto lei, è stato un po' tutto, è stato l'inizio, è sempre un po' duro, ma se questo è l'inizio così positivo per il secondo e il terzo anno, vedo soltanto cose belle. Abbiamo rodato bene il motore, Victor, e adesso aspettiamo che tu ti rimetti in forma in maniera tale che ci aiuterai ancora di più nell'organizzazione e nel costruire una fiera ancora più bella, ancora più grande, ancora più interessante. Grazie a lei. Ti inviterei a Caccia Village Italia, ci siamo già incontrati a DIT di Vicenza e a DVA insieme anche a Lucas, quindi è un piacere averti con noi. Vediamo come andiamo con il piede, perché ci sarà da camminare abbastanza poi su a Bastia Umbra. Per il prossimo anno saremo in forma. Molto bene, quindi quest'anno Victor non ce l'avremo a Bastia, però gli racconteremo di quello che succede. Grazie Victor. Grazie a voi, ciao a tutti.